Ci troviamo qui ad Alassio per iniziare la nuova stagione agonistica per il debutto nazionale con il trofeo La Iguellia. Abbiamo già corso in Venezuela, dove abbiamo vinto due tappe nella Vuelta Táchira. Iniziamo la stagione con determinazione, anche se purtroppo abbiamo avuto una notizia che è stata veramente una vergogna sportiva, una infamia sportiva, il fatto che non abbiamo ricevuto la wild card per il Giro d'Italia, nonostante avessimo ottenuto risultati ben lunga superiori ad altre squadre. Sapremo reagire comunque a questa avversità con la determinazione che ci ha sempre contraddistinto. Nelle ultime stagioni, quattro stagioni, siamo stati la miglior squadra professional italiana, sia nel ranking mondiale, sia nel ranking europeo, sia nel ranking nazionale. Abbiamo vinto per 3 anni di seguito il campionato italiano a squadre e la scorsa stagione siamo stati superati solo dalla UAE Tour, squadra World Tour, per cui con dati oggettivi dimostriamo che la scelta è stata una scelta assolutamente ingiusta, perché oltretutto abbiamo sempre onorato il Giro d'Italia e lo scorso anno abbiamo portato due corridori sul podio finale. Lo svizzero Simon Pellò, vincitore dei traguardi volanti, e l'italiano neoprofessionista Mattia Baez, vincitore dei chilometri in fuga. Come mai tutto ciò è incomprensibile? Quando abbiamo ricevuto la notizia siamo rimasti allibiti, esterrefatti. Non esiste una giustificazione, non la conosciamo, certo non per questioni sportive.